sondaggione di YouTrend certifica la crisi nera del Movimento 5 Stelle, ormai fermo al 16%. Forza Italia, FD e PD crescono. Ecco tutti i dati. Centrodestra al 50% dei voti, Movimento 5 Stelle sempre più in crisi e Partito Democratico che galleggia sul 20% scarso. Sono questi i tre dati, ormai consolidati, del panorama politico italiano, così come viene fotografato da ogni sondaggio. L'ultima cartina di tornasole degli orientamenti degli italiani la fornisce la supermedia di YouTrend AG che mette insieme realizzando una media ponderata dei numeri i risultati delle rilevazioni demoscopiche di EMG Aquila, Euromedia Research, The Mapalis, XET, Istituto Pieponi, SWG e Tecne. Il sondaggione racconta una realtà già nota. Il primo partito politico italiano, seppur in flessione dello 0,3%, è la Lega. Già, perché il carroccio di Matteo Salvini si mantiene saldamente sopra il 30% dei consensi, attestandosi al 33,1%. Un volume elettorale che soddisfa, non poco, la compagine leghista. Alle spalle della Lega, a distanza siderale, il Partito Democratico. Nicola Zingaretti, però, non può certo esultare, visto che il suo PD annaspa sotto la soglia psicologica del 20%, fermandosi al 19,3% dei voti. I Dem, peraltro, recuperano 6 decimi di punto, visto che erano scesi fino al 18,7%. Buio pesto per un Movimento 5 Stelle sempre più diviso. Il M5S di Beppe Grillo e Luigi Di Maio è in crisi nera e continua a perdere voti su voti. Nell'ultima settimana, secondo la supermedia, il calo è dell'1,1% e l'ulteriore flessione porta i pentastellati al 16,4% delle preferenze. Insomma, i grillini hanno dimezzato i consensi rispetto alle politiche del 4 marzo 2018. Continua a crescere, invece, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, FDI, infatti, guadagna lo 0,3% e si attesta al 9,5% e ormai a un passo da quella doppia cifra tanto agognata. E torna a crescere anche Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi prendono lo 0,2% e si collocano al 7% tondo tondo. Non spicca il volo, invece, il gabbiano di Italia Viva, visto che il neonato partito di Matteo Renzi non va oltre il 5,1%. Rispetto alla scorsa settimana, comunque, Quarto è cresciuta dello 0,3%. Per quanto concerne invece le formazioni politiche minori che si collocano nell'area di centrosinistra, ecco la sinistra al 2,2%, più Europa all'1,8% e Verdi all'1,7%. Nei prossimi giorni i sondaggisti dovranno verificare il bacino elettorale di Azione di Carlo Calenda. Last but not least, per quanto concerne le coalizioni, ecco l'exploit del centrodestra unito, che mette insieme il 50,4% dei voti degli italiani.